Allora, buongiorno, buonasera, siamo con Lina e Fabio, Uomo Ragno, oggi è l'11 ottobre 2021. Questo numero che trovate nelle edizioni Panini a 4,90 euro è un vero capolavoro, se non l'avete mai letto, leggiatevelo, leggiutevelo, è veramente un capolavoro. De Matteis e Salvo Scema che fa matita e china tutto lui. Perché è un capolavoro assoluto, prosegue la saga di Kraven e si termina qui con questo numero. Poi il prossimo numero avremo l'Avvoltoio. Sono i numeri degli anni 90, questo è del 91, credo. Ultima tornata di racconti risalente al 91. Quindi che insomma, io ero no, un ragazzo, insomma, ragazzetto, no. Ho finito il liceo e facevo i primi anni di università. Queste sono storie fantastiche, cioè, questa storia, chi ha letto Kraven, ho fatto dei video su Kraven, sempre su questi numeri. Ovviamente, vi potrei dire certamente la serie, la ristampa Panini è economica, carta non di lusso, però ovviamente i disegni di Buscema risentono molto degli anni 90. Insomma, però questo è l'uomo ragno che io mi ricordo, cioè quando io penso a Spider-Man penso a queste cose qui, cioè per me Spider-Man è questa cosa qui. Non riesco molto a leggere lo Spider moderno, quello che esiste ora. Naturalmente, poi ovviamente ci si contraddice perché naturalmente ho detto, ma come non sei tu che quello che dice che Zago si deve evolvere? Sì, no, quello è ovvio, però mi rendo anche conto che oggi non sarebbe più possibile fare dei disegni così. Di che parla questa storia? Bella, bella, bella domanda. È un po' come è una storia assolutamente psicanalitica dove si trovano Vermin e l'uomo ragno alle prese con i loro fantasmi, il bambino dentro. Cioè sono dei traumi infantili che questi adulti si portano tutti e tre assieme. Anche Kraven aveva so, il suicidio della madre di Kraven. Cioè è una storia che è molto adulta, ecco, non è un fumetto di svago, non è che ci trovate. Qui l'uomo ragno non combatte contro altri, combatte con i suoi propri fantasmi, come Goblin o Harry Osborn combatte contro il fantasma del padre. E ci sono sempre i padri, ecco, il padre affiora sempre in questa storia. Ovviamente il padre di Harry, Norman Osborn, che era il Goblin, di cui Harry si sente in dovere di prendere l'eredità e di vendicare il padre. Vermi, la storia più veramente pesante da leggere, è una storia di una violenza di un padre, di una violenza sessuale di un padre su un bambino. Quindi Vermi rivede il bambino che è lui e quindi deve fare i conti col suo passato. Ovviamente nel fumetto c'è stata una trasformazione in cui questo bambino Edward si è un fumetto, però la trasformazione ovviamente in mostro nel fumetto è ovvio che c'è l'aspetto spettacolare, però è un modo in cui De Matteis dice che le violenze sui bambini in realtà li trasformano in adulti con grossi problemi, come appunto Harry Osborn che va in giro come vestito da Goblin, e quindi è una metafora. È la storia veramente di Vermin, che è un personaggio assolutamente nato, vive nelle fogne in mezzo ai topi, quindi come cattivo apparentemente ce l'ha tutte per essere. Però più entriamo nella mente di Vermin, nella violenza che ha subito, il padre che lo violentava da bambino, la madre che non lo aiutava, e più leggiamo questa storia più insomma soffriamo con lui, nel senso che la dottoressa Kafka, il nome è tutto un programma, ovviamente è forse la vera protagonista, colei che cerca di trascinare fuori dall'orrore questi tre ragazzi, tre giovani adulti, in cui Vermin ovviamente è imprigionato nel suo mondo di follia. Osborn, ancora più di Vermin Osborn, perché è ossessionato dal padre, e lo stesso uomo ragno che si sente in colpa per la morte dello zio Ben e dei suoi stessi genitori. E qui ognuno di questi personaggi rivive la sua infanzia e i suoi traumi. La dottoressa Kafka è forse la vera protagonista di questa storia, che riuscirà,
in un certo senso, traghettare almeno uno dei tre, ovviamente l'uomo ragno, dai complessi di colpa infantili che tutti ci portiamo dietro in realtà. È un fumetto psicanalitico, naturalmente può non piacere, però ovviamente è il passaggio da bambino a uomo, che è un passaggio molto difficile, non basta crescere e avere la barba, nel senso, non è quello il punto. Il punto è trovare una forza di equilibrio dentro se stessi in cui i traumi anche infantili, che pure ci portiamo dietro, le cicatrici che ci portiamo dietro sulle nostre mani, sulla nostra pelle, in un certo senso riusciamo ad accettarli e ad andare avanti e affrontare anche la nostra morte che prima o poi ci aspetta. Questo è l'essere uomo, quindi sfuggire ai tormenti infantili, a quelle ingiustizie che tutti no, alcune hanno subito, e lo stesso uomo ragno si sente in colpa per la morte dello zio Ben, ovviamente. È una battaglia senza vinti e vincitori, dove Vermi sicuramente è il personaggio più tragico e non sarà ucciso, nonostante che Vermi abbia fatto uno stragicidio. Ma a un certo punto, Vermin chiede ai poliziotti di ucciderlo, e i flashback di Vermin quando ritorna bambino Edward, no, con la madre è di colore, il padre è bianco, e, insomma, queste scene sotto la pioggia, la dottoressa Kafka, Vermin, il giudice, la madre di Vermine, l'uomo ragno, e poi arriva Osborn, che ovviamente non può mancare. Che vi devo dire di questo fumetto? Non ve lo posso spiegare, ecco, veramente non ve lo posso spiegare, perché c'è tanto da leggere. Se uno, di solito ogni tanto qualcuno si lamenta, di fumetti c'è molto da leggere, beh, qui c'è molto da leggere. Ma ognuna di queste vignette di De Matteis merita, cioè, se volete il fumetto d'azione classico, uomo ragno, sbing, sbang, sbang, sbung, no, non è questo. Ci sono gli scontri, ma sono gli scontri fisici che l'uomo ragno ha con Osborne, con Vermine, basta. Sono degli scontri contro la parte infantile di noi, quindi non so che dirvi, ecco, non saprei spiegarlo. Vi dico, andate in libreria, in fumetteria, alcune fumetterie ce l'hanno, alcune edicole ce l'hanno, non tutte, perché alcune edicole, insomma. Io seguo, di questi numeri seguo l'Uomo Ragno, Superman e gli X-Men. Qui siamo arrivati al numero 9, la serie degli anni 90, e siamo, insomma, bellissimi poi i disegni di Buscema, le sue chine, insomma, perché ha fatto tutto lui, perché Buscema tendeva sempre a fare le chine lui. Fin dai numeri su Kraven, la morte ritorna spesso. Il Goblin, che quando c'era Norman Osborn era. Ognuna di queste figure, le maschere che questi portano, in realtà c'è tutto un discorso psicanalitico. Potremmo citare Pirandello, potremmo citare chi volete voi, però veramente questa è arte pura. Io non so che dirvi di questa, cioè, veramente non avete mai letto questo numero, ma leggetelo, perché veramente questa 4,90 vale tutti gli zagori, i text. Bellissima, questo è veramente un caposaldo del fumetto, delle storie a fumetti. De Matteis e Buscema insieme fanno scintille, ovviamente c'è tutto il rapporto Osborn e Uomo Ragno, e va bene, fate poco come volete, ecco. Però questo mi sento, cioè questo mi sento di consigliarlo. Qualcuno mi ha scritto, a Kido mi sembra, Kido, ma non so se ho citato bene il nome, no? Diceva, perché ho detto, ma io faccio questi video così non monetizzo, quindi li prendo con calma, nel senso che cioè è ovvio che se 10 persone si disiscrivono, so farci loro, ci saranno canali più interessanti. E lui mi diceva, no, ma lei, cioè, mi spiegava il fatto che come impiegato, sì, lo so benissimo che come impiegato dello Stato, in teoria sarebbe un secondo lavoro, ma io non ci tengo a farlo come lavoro, cioè forse non mi sono spiegato bene, non ci tengo a farlo come lavoro, perché se lo facessi come lavoro,
Ovviamente ci dovrei mettere una professionalità che non ho il tempo di metterci, cioè un conto è fare 10 minuti così a random. È ovvio che se lo facessi come lavoro dovrei metterci quella professionalità che devo mettere altrove, cioè se è uno svago è uno svago, gli accendo il computer, registro, eccetera, e non guadagnandoci nulla, anzi non solo ci guadagno nulla ma ci perdo tempo e i fumetti che compro sono tutti a carico mio. Non ho mai ricevuto un fumetto in omaggio. Ma forse qualche a volte ti danno quelle cosine, quei numeri zero, massimo, ma non ho veramente, quindi preferisco farlo così, perché così è, cioè chiunque vede questo canale sa che questo video è stato fatto per passione, per una cosa che a me piace fare. E se uno lo può vedere, lo vede questo video. Se uno non lo può vedere, va bene lo stesso, e questo è il punto della mia situazione. Quindi non ci tengo a monetizzare il canale. Quindi rispondo a chi lo chiede. Cioè, naturalmente sì, si potrebbe fare, ma non è questione. Ora, a parte non lo potrei fare perché non ho neanche 1000. Ma anche se avessi 1000 iscritti non lo farei, perché ci tengo a lasciarlo come passione. Anche perché se lo facessi come lavoro dovrei fare. Ora, di solito faccio un video al giorno, ma nel momento in cui non lo faccio per lavoro, se un giorno salto un giorno è facile, perché adesso mi scrivo. Perché lo faccio per passione, quindi è un modo per comunicare la mia passione. Poi, se qualcuno, trovo qualcuno che ha la mia stessa passione, mi fa piacere. Ma tendo a fare questo, quindi poi altri fanno le loro scelte, naturalmente. Naturalmente io poi, ripeto e chiudo, non sono un esperto di fumetti, sono uno che legge fumetti da quando aveva 6 anni, quindi la mia expertise è questo qui, tutto qui, quindi ho sempre letto vari fumetti, quindi Dago, l'Uomo Ragno, Thor, i Fantastici Quattro, Mafalda, Valentina di Crepax, bellissima Valentina, ne riparleremo di Valentina, cioè, Ugo Pratt, quindi ho letto tantissimi fumetti, quindi questa è la sola mia, cioè sono esperto di fumetti in questo senso, che ne ho letti tanti, Zago ne ho lette a barcate, di Topolini ero abbonato a Topolini dai 6 anni fino ai 15 anni, poi mi vergognavo andando al liceo a dire sono abbonato a Topolino, sai, 15 anni, poi. Dire oggi capisco che era una stupidaggine, potevo restare tranquillamente abbonato, però se quando ho 15 anni comincio a pensare alle ragazze, no, sei abbonato a Topolino, capito? E vabbè, so quei pensieri che hanno i 15 anni, che 15 anni è bischera, io ero bischera a 15 anni, lo dico tranquillamente, che sono bischera ancora oggi, ma in una forma diversa, invecchiando si diventa bischera ma in forme diverse, ecco, oggi che mi rendo conto che a me piaceva leggere Topolino, però a 15 anni un po' mi vergognavo di leggere Paperino. E poi, cosa leggi Paperino? Poi, vabbè, sono quelle cose. In realtà poi lo leggevo lo stesso. Comunque, detto questo, la mia sola expertise è tutta qui. Quindi sono video che faccio per passare 10 minuti e basta, insomma. Finisce qui, insomma. Questo però ve lo consiglio veramente. E quindi ve lo consiglio non da promoter della Panini, perché non mi fa, cioè, manco ci ho pagato tutto io, ho pagato 4,90 euro, ho tirato fuori i soldi io dall'edicolante, quindi non, che vedi? Però questa storia, se non l'avete mai letta, provateci, ecco, provateci, leggetela e troverete un uomo ragno, cioè, è molto pesante come storia, ecco, lo dico subito, è una storia pesante perché c'è la violenza sui bambini, cioè De Mattei si affronta argomenti molto pesanti, molto. Però De Mattei qui è. Qui è. Cioè, una volta leggiamo, per carità, per è riuscito sempre Zago, la saga di Burdi, sì, di Burdalak, di Racosi, ma in confronto a questo, 30 numeri, cioè, non valgono. Cioè, non è che un'offesa a Zago, ma i 4 volumi o 5 volumi di Zago non valgono 2 pagine di De Mattis, ma perché De Mattis è oltre. E come quando dico che Magnus è più bravo di Faccioli, non è che voglio dire che Faccioli non è bravo, ma Magnus era a un livello altissimo, con tutto l'amore che posso volerebbe a Faccioli, che era un bravissimo disegnatore, ma non è Magnus. Cioè, come c'è Mozart, cioè, ci sono delle persone che sono
a un livello superiore, cioè è così, un livello come Magnus che ha fatto lo scorso, era un livello superiore, cioè di disegno superiore. E così De Mattesi e Buscema in questo fumetto qui, cioè tutta la saga di Racosi non vale 2 pagine di questo fumetto, ma non perché non sia bella, è bellissima, ma questa è superiore. Con questo vi saluto e vi lascio con il nostro ineffabile uomo ragno.